Ebbene sì, oggi ho finalmente l'appuntamento con il parrucchiere e rimetto a posto che Dio lo Sono voglia. tornata al parrucchiere, però causa nascita di Anna, la figlia nata oggi un'ora fa. Anna è la figlia di Martina. I miei capelli sono rimasti a metà, quindi devo ritornare domani per taglio e altri trattamenti. So come passare il weekend. E sono tornata a piedi. Mi piacesse. Eccomi qua, buongiorno care mie, avete visto i pezzettini precedenti? Perché sono stata dal parrucchiere, si vede, dalla parrucchiera, dalla colorista, ma non per fare il colore, per fare questi trattamenti che dovrei fare un pochino più spesso. In pratica l'ultimo l'ho fatto a fine gennaio, primissimi di febbraio, sarei dovuta tornare dopo un mese, ma non sono tornata. Innanzitutto erano lunghi e li ho accorciati e li ho un po' scalati e mi ha voluto fare un po' di ciuffo che io non amo, ma l'ho fatto ugualmente. Poi lei usa i prodotti Medavita e mi ha fatto, l'ho fatto in due volte perché nel contempo, vi ricordate la tricologa Martina, quella che mi aiutò a presentare il casco LED per i capelli? Ecco, la Martina così ha fatto un figlio e ha tenuto tutti 3 giorni in attesa, quindi mi ha detto vieni sì, però a un certo punto io non lo so, è possibile che io debba andare in ospedale. E quindi io sono andata, mi ha fatto prima questo scrub per il cuoio capelluto, è tutta un'altra cosa degli scrub che si possono fare a casa. Cioè, è veramente una potenza. Poi, massaggiata da un'altra persona, è tutta un'altra cosa. Poi, questo scrub rimane in posa per 5-10 minuti, credo. Non so, perché lei ha le poltrone poi reclinabili che ti fanno i massaggi, perdi la cognizione del tempo. E dopodiché ho fatto il tonalizzatore e dopo che ho fatto il tonalizzatore, corsa, telefonata, sta nascendo, quindi sono stata mullata una sua assistente. E mi ha fatto lo shampoo e mi ha sfonato i capelli, quindi non ho fatto nient'altro. C'è una foto, credo, no? Un clip dove faccio vedere questa cosa. Dopodiché sono ritornata ieri, quindi ieri sabato, grande festa, è nata Anna, benvenuta Anna, così anche lei si ricorda di farmi gli auguri il giorno di Sant'Anna. È così che la Martina ha una bambina, già dovrà partire a giugno per lavoro, porterà la bambina con sé. Vabbè, insomma, l'ultimo l'ha fatto che poteva partorire anche sull'aereo stesso. E quindi Cristina me li ha tagliati un po' come volevo, cioè li ha sfoltiti un po', li ha accorciati quel tanto che serviva e ovviamente l'effetto è eccezionale. Spero di essere più presente
con lei perché poi alla fine quando i capelli si trattano con prodotti buoni non ce n'è. Insomma, i prodotti, non voglio dire i prodotti da supermercato, può darsi che siano buoni, ma sui miei capelli, che sono capelli sale e pepe, sono cresciuti perché i baby hair, cioè, vabbè, insomma, tutta la storia la sapete, che cosa mi ha fatto e mi sta continuando a fare il casco LED, devono comunque essere trattati bene, cioè i capelli sale e pepe devono essere trattati bene. Sì, non hai più la scocciatura di crescite, di ritocchi, di cose, eccetera, eccetera, però se rimani nei trattamenti detossinanti, nei trattamenti dove togli tutto quello che abbiamo accumulato, ma lo stesso anche. Poi io non li lavo molto spesso perché non ho una cute grassa, non ho un capello grasso, quindi non è un fatto di poca igiene, ma proprio non ce n'è bisogno. È il fatto stesso che utilizzo proprio nel momento del bisogno anche uno shampoo secco, buono, perché insomma, va bene. Comunque, perché alla fine io mi ricordo da ragazzina come shampoo secco usavamo il talco, ecco, quindi tanto per dire. Io non so cosa contengano gli shampoo secchi, non sono mai andata a approfondire, però quello, io uso quello della Avène, no, di Avène, non è di Avène, è di Orlan. Sì, mi dicevano di voi che la uso, che lo usa da tantissimo tempo. Ed è contenta. Le unghie anche stanno crescendo molto perché ho avuto anche una disavventura con le unghie. Eccole qua. Ho avuto una disavventura nelle unghie, cambiare fa sempre, non fa mai bene. Cos'è questi giorni? L'empatia non c'è perché quando non faccio video, non registro video perché non ho empatia. E a dire il vero non ce n'è tantissima neanche oggi. Ma oggi l'empatia non c'è più che altro perché avevo intenzione di. Avevo visto le previsioni del tempo ieri notte e avevo visto che oggi era una giornata di sole magnifica e tutto quanto invece è grigio e plumbeo, tant'è che sono di qua dove c'è un po' più di luce e quindi mi ero data una carica particolare. Quando stamattina ho visto il tempo così ho detto mamma mia, mamma mia. Difatti ho fatto skin care base, cioè ho fatto, cosa ho fatto? Il siero di vitamina C, assolutamente, la detersione, il siero di vitamina C, il tonico a riso di I'm From, poi niacinamide, un booster che ancora vi devo far vedere, un booster idratante che sembrava dovesse durare per 7 giorni, ma invece ne durerà forse per 20, perché una goccia basta. Sì, perché dalla Spagna ho ricevuto un pacchetto da una persona molto attenta nei miei confronti, va bene. E quindi l'empatia che avrei potuto avere è stata scaraventata dalla meteoropatia e quindi è rimasto così. Le cose che volevo fare,
mi sono raccolta tutta una serie di tutto il make-up Giorgio Armani e mi è venuta una sorta di pensiero un po' così. Aspettate un attimo, anche lo prendo perché sta di là in cucina. Eccomi qua. Come Giorgio Armani può ammirare, questa è una ciotola in cristallo di Minsk. Minsk me la regalò la mia amica Maria Grazia, che era una diplomatica, era a Shanghai, ma prima di Shanghai era stata a Minsk, vabbè, è stata in tantissimi posti, e mi regalò un giorno questa ciotola che prima conteneva tutti i miei oli essenziali, così d'ambiente, vabbè, e un giorno ho detto mi raccolgo tutte le cose che ho di Giorgio Armani per capire, e a conti fatti io credo che qui dentro c'è tanto a livello di prezzo. Alcuni prodotti non ci sono più, pochi non ci sono più, sì, tipo il correttore che io poi trovai grazie a una di voi, il Peach, trovai in una profumeria, ecco questo qui che è Peach, ma io dico va bene che potevo, ma allora innanzitutto questo maestro, fondotinta maestro, che è il 4.5, adesso con questa luce qua, ma a me risulta un po' troppo, io dicevo che col passare del tempo la mia pelle si è schiarita, come se avesse cambiato tonalità. Indossato bene, indossato va bene, l'ho indossato ieri, però all'inizio sembra un pochino giallino, io sono più neutra adesso. Poi un altro correttore Giorgio Armani, ma questi qua non c'è più in giallo, e questo è un correttore sempre di Giorgio Armani, ma normale. Questo qui è un correttore, questo è un concealer. Sapete perché? Perché questi sono veramente, adesso non conosco i nuovi, prima o poi dovrò comprare vorrò comprare un correttore della nuova linea di Armani, non so se di Eyes to Kill o dell'altro, di Maestro. La bellezza di questi correttori è che sono leggerissimi, impalpabili, ma iperpigmentati. Io adesso non so quanto si possa apprezzare, no, non si può apprezzare qua, però sono correttori che niente, sono evanescenti, cioè c'è un'altissima iperpigmentazione, ma sono sottili, vabbè, comunque. Che cos'altro abbiamo di Giorgio Armani? Insomma, io non vorrei fare, ma meno di 30-35 euro, se non 40, non si trova niente. Un rosso classico di Giorgio Armani, che è questo, se non sbaglio è il... No, vabbè, non fidiamoci, sì, è il 400, il rosso con un sottotono blu, che è quello che io adoro. Momento ASMR. Allora, rossetti, questi sono, sì, chiamiamoli rossetti, c'è sempre un 400, questi qui ci sono ancora. Allora faccio uno swatch, questo è un 400, sono sempre perfetti. Ecco qua, poi qui abbiamo, no, questo non è il rossetto, scusate, eccolo qua,
Poi abbiamo quello che ho usato di più, ragazzi, è un rosato, facciamo che facciamo così, un rosato tendente al malva. Poi abbiamo un lilla fucsia, che è questo. Eccolo qua. Cioè non è la formula migliore per me, sono stupendi, l'ho usato tanto e sono ancora perfetti, perché scadenza o non scadenza. E poi c'è questo che è un nude con una base taupe, ma un nude, sì, bellissimi. E questi va bene. Dopodiché abbiamo due ombretti liquidi. Uno sul rosa madreperlato, questi li uso ancora, che è questo qua, cioè. Non so quanto la luce, poi un blu. Che si sfumbu fumè che si sfuma in una maniera meravigliosa. Poi abbiamo il mio primo Ice to Kill, che è questo in polvere cremosa con delle pagliuzze rosse, argento. Non so come, ma questo non si percepisce, mi dispiace, questo non si può percepire, perché polvere, questo ormai rimane più da collezione, ecco questo qua, non si può. Poi abbiamo sempre di Ice to Kill Stellar. Abbiamo questo. C'ho un dito pulito? Sì, Stellar. No, forse più qua. Certo, com'è che mi sono messa a fare? Non devo fare niente oggi. Beh, questo è di una impalpabilità stupenda. Stella è il colore, non mi ricordo, no, tanto non leggo niente. Poi c'è un altro di questi ombretti, questo è occhi e sopracciglia maestro. Ma scusate, sopracciglia, vi ricordate quando c'ho anche il sopracciglia Bordeaux di, no Bordeaux, vinaccia, che è una cosa di Benefit. Questo qui, il periodo che compravo tutto rosso. Le sopracciglia non so come si potevano fare con questo colore qua, però io sulle palpebre con gli occhi verdi lo facevo. Poi abbiamo due mascara, uno dovrebbe essere Maestro, uno Ice to Kill. Con elastomero, no, questo è con spazzola, c'è ancora tanto prodotto,
non puzzano per me queste scadenze, boh. E questo qui è. Black ecstasy, questo è l'ecstasy, sì. Questo qui sempre c'è prodotto, bello nero intenso. Poi chicche finali, un giorno mi devo comprare una matita marrone perché ho detto non ce l'ho una matita marrone, invece ce l'ho la matita marrone no, ma con questa luce come si fa? Ecco, questa qua. E dall'altra parte ha il suo sfumino. Ma questa qui mi ha accompagnato per tanto tempo e proprio da dentro l'occhio non si muoveva, non si muoveva e quindi ce l'ho. Poi ho la matita rossa per eccellenza, mi dispiace che. Cioè la matita rossa che io utilizzavo sempre e comunque con tutti i rossi, che è questa. Io è difficile che usi matite rosse che devono avere una tendenza, un sottotono blu. Questa è ancora una cosa meravigliosa. Non so se è fuori produzione o meno, ma è quella che ha la linea rossa qua. E dopo queste due chicche che sono di Eyes to Kill, sì, Eyes to Kill, entrambi, colori, meravigliosi. No, faccio così perché meritano. Questo è il blu notte. Eccolo qua, forse facendolo vedere così. Questo è il blu notte e questo è pazzesco. Questo è pazzesco. Guardate che colore è. Va dal grigio al viola al colore del mare, cioè. Ecco, allora, tutto questo è il mio Giorgio Armani, consumato, cioè no, consumato, in uso. Forse un solo ombretto, ecco questo che è stato il primo, forse non si può utilizzare più, l'ho pressato, ma tutto il resto lo utilizzo tranquillamente. Ma il discorso mio, ecco, no, volevo farvi vedere quello che si vedeva poco, cioè l'ombretto rosa e l'ombretto blu fumo. Che è pazzesco. Che sono di questi liquidi. Allora mi chiedo. All'epoca avevo altri introiti, lavoravo, ma io qui non lo so. Se non ci sia un 800 euro di roba, che mi vergogno anche a dirlo, però per Giorgio continuerei a farlo, cioè se fossi nelle condizioni di allora, cioè ci sono questi. Questo è il rosso. Rosso passato. Ma questi anche solo tamponati.
Guardate che colore danno. Cioè non ce n'è, non ce n'è. È finita così. È finita così. Questa giornata e niente. Ci vediamo la prossima volta con l'empatia che serve. Baci.